Buongiorno a tutti amici. Oggi il tema sono le quattro distanze relazionali, il modello del Four Distances Model, un modello che ho sviluppato partendo addirittura dal 1987 e pubblicato poco fa in italiano, pubblicato negli Stati Uniti e New York già nel 90. Questo modello ci parla della distanza fra persone. La distanza fra persone è un fatto fisico, ma la fisicità è nulla rispetto alla distanza psicologica. Nel modello delle quattro distanze vengono esaminati i principali fattori che creano distanza relazionale, raggruppandoli in grandi classi, quattro grandi classi, utili per qualsiasi intento, sia di costruzione di rapporti, ma anche di identificazione di incomunicabilità esistenti. Queste grandi classi sono 1. La cosiddetta D1, distanza 1, cioè le distanze e differenze di ruolo e di identità tra comunicatori, incluse le differenze di personalità e di stato d'animo. 2. La D2, o distanza 2, le distanze e differenze nei codici e stili comunicativi. 3. La D3, le distanze e le differenze valoriali negli atteggiamenti, nelle credenze possedute, nei valori di fondo o periferici. 4. La D4, le distanze e differenze nei diversi tipi di vissuto personale. Qual è il tuo vissuto, sia fisico che emozionale? Qual è la tua storia? Qual è il tuo passato? Una sola di queste variabili è sufficiente a creare incomunicabilità tra A e B, che dialogano tra di loro. Le combinazioni di queste variabili sono ancora più difficili da gestire perché si arriva a creare una distanza relazionale anche molto forte, quanto più queste distanze si sommano e si moltiplicano. La distanza relazionale è un fatto reale. Possiamo essere vicinissimi ad una persona, ad esempio in un ascensore o ad un semaforo o in una strada, e disinteressarci completamente della vita di quella persona e lui o lei della nostra. Quella persona sarà a noi distante. Ognuno andrà per la sua strada, ognuno nella sua vita, fregandosene dell'altro. Succede anche nella strada, passiamo a fianco di una persona in un marciapiede, camminando, o siamo in ascensore, siamo vicini alle scale con qualcuno che non conosciamo, non ci interessa niente, anche se c'è 20 cm di distanza. Un lampo fugace, una vicinanza fisica, nessun vero collante relazionale, anzi il gelo, spesso nemmeno uno sguardo. Puoi abitare in un palazzo con decine di famiglie e non essere andato oltre il buongiorno con chi abita nel tuo condominio o con questi, in alcuni dei casi nemmeno quello. In altre situazioni vi sono persone con le quali senti di poter raccontare tutto di te, e magari anche a distanza di migliaia di chilometri al telefono, o tu stesso ti metti a disposizione totale per un ascolto profondo, vero, interessato, sincero, un ascolto forte. A quale grado di distanza siamo quindi con le persone cui teniamo e a quale distanza relazionale siamo con le persone con cui dobbiamo e vogliamo lavorare, che si tratti di anni o che si tratti di un singolo progetto di poche ore o di una singola consulenza. Anche quando un progetto è singolo e limitato nel tempo, nasce gioco forza il fenomeno della comunicazione nel team. Ogni gruppo di due persone è già un team. In questo team ci saranno diversità, ci saranno persone che dovranno lavorare fianco a fianco, persone di provenienza professionale diverse, di culture diverse, di ideologie diverse, con codici comunicativi solo in parte condivisi, e il rischio di fallimento e di conflitto, se non anticipato, diventa molto alto. L'incomunicabilità da strisciante può diventare concreta, no? Nasce l'attrito relazionale. L'attrito relazionale è un dato di fatto anche nelle coppie di fidanzati, di sposi, di amici, di colleghi o tra medico e paziente e tra figli e genitori, e questo aumenta l'aumentare delle quattro distanze che abbiamo citato. Questo attrito è lui che, portato all'ennesima potenza, ha generato nella storia disastri, lotte, guerre, devastazioni, mostri della storia. Se riconosciuto presto, invece, può essere gestito e le relazioni umane possono prendere una piega completamente diversa, andando verso la comunicazione costruttiva. Che cos'è la comunicazione costruttiva? È la comunicazione che sviluppa progetti, idee e valore positivo.
Questo può anche diventare comunicazione positiva, cioè una comunicazione che nutre, una comunicazione relazionalmente nutriente, calda, accogliente, emotivamente pulita e arricchente. E allo stesso tempo in queste condizioni l'ascolto diventa un piacere, non più un compito difficile o noioso o quasi impossibile. A volte viviamo rapporti che solo apparentemente sono di vicinanza psicologica, sembrano vicini, ma che in realtà dimostrano tutta la loro falsità non appena un incidente critico, un caso della vita fa emergere la reale distanza siderale di valori, di atteggiamenti nei rapporti umani tra queste due o più persone. Tale distanza può essere ampiamente compresa, ma può essere anche molto inconsapevole. Possiamo credere di essere vicini ed essere in realtà molto distanti, lontani. Un falso indicatore di vicinanza, ad esempio, è la confidenza, l'eliminazione del lei o di altre modalità di distanziamento linguistico. Non solo darsi del tu non è sufficiente per dire siamo relazionalmente vicini. Tutti sappiamo per quanto si può possibile conversare amabilmente con qualcuno che sembra un amico, in realtà non lo è, magari è solo un PR. Anche i matrimoni e le amicizie vivono momenti di apparente distanza o apparente lontananza. Le persone si avvicinano e si allontanano relazionalmente, come trottole, come comete, in traiettorie a volte molto prevedibili, a volte le persone compaiono nella nostra vita come meteore brillanti nel cielo per poi sparire. Quindi mettiamo in chiaro che la distanza non è solo questione di apparenza, ma è qualcosa di più profondo. La distanza relazionale esiste, crea incomunicabilità. E con l'incomunicabilità in corso nessun progetto può davvero fare strada lunga. Quindi, un primo principio, gli elementi che incidono sulla comunicazione efficace e sull'incomunicabilità. Intanto, la comunicazione diventa difficile, comunicazione difficile, ardua, quando, punto 1, le persone non accettano i ruoli reciproci nella comunicazione. Esempio, io decido di essere tuo insegnante, tu non accetti di essere mio allievo. Cosa succede? Un disastro. Quindi manca l'accettazione nelle identità reciproche che le persone vogliono assumere. Le parti non si riconoscono e non si legittimano come controparti accettati. Punto 2. Le distanze nei codici e stili comunicativi sono ampie. Quando questo succede, tecnicamente diventa difficile o impossibile la comprensione dei significati della comunicazione stessa. I linguaggi sono poco comprensibili, vi sono termini sconosciuti, la parallasse dell'ipotenusa, boh, cos'è? E i significati quindi non vengono condivisi. Vi sono divergenze tra valoriali, gli atteggiamenti e valori, sia superficiali che in profondità, e il grado di differenza, quanta differenza, si amplifica tanto più quanto la comunicazione tocca i valori di fondo, i valori fondamentali di uno o più comunicatori, ma valori fondamentali tipo volere una famiglia con figli o volere una famiglia senza figli, cose molto solide. Sino al punto che la posizione altrui venga percepita come inconcepibile e contraria rispetto ai propri valori. Quarto elemento, le parti possono essere caratterizzate da diversi tipi di vissuto relazionale, dalla propria storia molto diversa, sia fisica che emozionale, con un incremento dell'incomunicabilità al crescere di questa diversità. E può succedere che non vi siano esperienze comuni, né fisiche né emotive, che possono fare da facilitatore. Quando invece la comunicazione diventa positiva ed efficace? Ci sono diversi punti. Uno, le persone devono accettare i ruoli reciproci nella comunicazione, l'accettazione dei ruoli reciproci. Si crea accettazione nelle identità reciproche che le persone si danno. Io accetto il tuo ruolo per come tu me lo presenti, tu accetti il mio ruolo per come io te lo presento. Le parti si riconoscono e si legittimano reciprocamente come degne di un rapporto proficuo. Secondo punto, le distanze nei codici e stili comunicativi sono ridotte, sono significativamente ridotte, si riducono progressivamente rendendo tecnicamente più semplice
la comprensione dei significati, basata su segni, linguaggi condivisi, comprensibili, sia verbali, paralinguistici, non verbali, visuali, quindi significati condivisi. Terzo elemento, quando vi sono poche divergenze valoriali, o queste sono solo superficiali, mentre nei valori profondi, tra due persone, i valori di fondo, si trova condivisione. Quarto elemento positivo, le parti sono caratterizzate da un certo grado di common ground, terreno comune nel vissuto personale, sia fisico che emozionale, hanno un brano di storia comune, questo aumenta grazie alle esperienze condivise, rendendo la comunicazione più positiva ed efficace. Quindi è abbastanza comprensibile e naturale il fatto che al crescere della distanza psicologica tra persone aumenti l'incomunicabilità, il nostro vero mostro da sconfiggere. Ma prendere coscienza di questo non è sufficiente. Occorre capire dove mettere mano per lavorare sull'incomunicabilità e questo è lo scopo del Four Distances Model, il modello delle quattro distanze. Su quali variabili agire? Come capire la distanza reale che esiste in un certo momento? Come ridurla? In che ambiti è importante lavorare sulle quattro distanze? Questo tema merita un approfondimento e lo faremo andando avanti. Grazie per la vostra presenza, abbasso l'incomunicabilità e viva la comunicazione positiva.